Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What a Etina Day. Sono tornata, spero tanto che le vostre vacanze siano state bellissime e stupende. E ricominciamo con i video sulla mia dieta. Quindi vi farò vedere anche oggi delle ricette dietetiche, ma comunque golosissime e davvero molto semplici da preparare. Partiamo dalla colazione, preparerò uno smoothie. All'interno di un mixer vado a mettere lo yogurt greco al cocco e la frutta fresca, in questo caso metà pesca, una banana intera e dei lamponi. Aggiungo anche un goccio di latte di avena che potete sostituire con un altro tipo di latte, quello che preferite. A questo punto, dopo aver preparato il mio smoothie, lo vado a decorare con altra frutta fresca, in questo caso con i lamponi che io adoro, e delle scaglie di cocco e delle mandorle. Il mio smoothie è pronto. Questa è stata la mia colazione. Mi piace tantissimo perché è fresca, è golosa e ti dà tanta energia. Allora, passiamo al pranzo, dove preparerò una zuppa fatta con pomodoro, fagioli neri e tonno. Anche questa è davvero facilissima da realizzare. In un pentolino faccio scaldare un po' di olio con un po' di cipolla per insaporire la zuppa. Dopodiché vado a metterci anche i peperoni, in questo caso potete anche ometterli se non vi piacciono, e quando i peperoni saranno ben cotti vado ad aggiungerci la salsa di pomodoro. A questo punto aggiungo anche un pizzico di sale e faccio cuocere per una mezz'oretta. Vado a condire il sugo di pomodoro con dei fagioli neri che avevo già fatto cuocere in precedenza. Potete anche trovarli già cotti e confezionati al supermercato. E dopo aver messo i fagioli vado a metterci anche il tonno. Vado a servire questa zuppa o con della pasta, se ho voglia di pasta, oppure con dei crostini o del pane. Passiamo allo snack, faremo insieme dei brownies vegani, sono senza latte e senza uova e sono talmente soffici che si sciolgono in bocca. Allora andiamo a mettere in una ciotola le due farine scelte, in questo caso farina di mandorle e farina 1. Vado a metterci anche un cucchiaino di lievito, un pizzico di sale e mescolo. Nel frattempo in un'altra ciotola metto il cioccolato fondente, un po' di zucchero di canna, potete utilizzare anche un altro dolcificante, e il latte di avena. Faccio sciogliere il tutto o a bagnomaria o al microonde e quando sarà sciolta la cioccolata vado ad aggiungerci anche l'olio di semi. Questo è olio di semi di girasole, potete utilizzare anche l'olio di cocco se preferite. E vado ad aggiungere questo composto alle farine mescolando bene. Il composto, come potete vedere, sembra granuloso perché in realtà c'è la farina di mandorle che dona davvero un sapore buonissimo a questi brownies. Vado a mettere il composto all'interno di una teglia con carta forno e in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino. Se preferite potete mettere al di sopra dei brownies o delle gocce di cioccolato, in questo caso io utilizzerò delle gocce di cioccolato bianco, oppure anche frutta secca. Ed ecco qui i nostri brownies vegani, che sono anche light. Passiamo alla cena, dove preparerò un riso basmati al pesto con del merluzzo e pomodorini. Prima di tutto vado a cuocere in una padella il merluzzo, questi sono cuori di merluzzo, quelli della Findus per intenderci, e quando saranno cotti vado ad aggiungerci anche i pomodorini tagliati a metà. Li faccio cuocere un pochettino, giusto 5 minuti. A questo punto vado a cuocere il riso basmati in un altro pentolino e quando sarà cotto vado ad aggiungerci un cucchiaino di pesto alla genovese classico. Quindi metto come base del mio piatto il riso basmati, i filetti di merluzzo e infine i pomodorini e un altro po' di pesto. E la mia cena è pronta. Spero tanto che questo mio video di ritorno vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste ricette. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!